Buongiorno a tutti ragazzi, facciamo qualcosa di veramente buono. Mezzo chilo di mandorle, due bicchieri di zucchero, una pentola. Iniziamo a mettere le mandorle in una teglia con della carta forno a 200 gradi per un quarto d'ora. Ecco che metto le mie mandorle in una teglia e le faccio tostare per un quarto d'ora a 200 gradi. Prendiamo la pentola, mettiamo i nostri due bicchieri di zucchero che sono pressappoco 350 grammi e andiamo sul fuoco. Accendiamo il fuoco e lo teniamo non troppo forte, a metà, diciamo, della potenza della vostra cucina. E continuiamo a mescolare delicatamente lo zucchero senza mai smettere di mescolare fin quando non sarà sciolto, vi raccomando. Come potete vedere, sta iniziando a sciogliersi lo zucchero, vedete? Inizia a diventare giallo. Vi raccomando, continuate a mescolare, è importante. Ancora qualche minuto, ci vorranno una decina di minuti, signori, per sciogliere lo zucchero. Se vogliamo spendere poco e vogliamo mangiare qualcosa di buono senza tanti conservanti, lo possiamo preparare per Natale. Come vedete, la difficoltà è veramente semplicissima e gli ingredienti sono pochi. Un po' di mandorle, un po' di zucchero, tostiamo le mandorle nel forno, sciogliamo il nostro zucchero, uniamo il tutto, prendiamo della carta forno e facciamo il nostro torrone di mandorle, il nostro mandorlato, il nostro croccante di mandorle, chiamatelo come volete, ma è sempre buonissimo. Guardate come si scioglie lo zucchero. Continuiamo a mescolare ad una fiamma moderata, mi raccomando adesso, se no andiamo magari a bruciacchiare un po' lo zucchero e diventa amarognolo, quindi lavoriamo con una fiamma delicata adesso, che praticamente si è sciolta, e continuiamo a mescolare. Mi raccomando, signori, prendiamo le nostre mandorle tostate, le abbiamo già messe in un piatto, le aggiungiamo nella nostra padella con lo zucchero, mescoliamo il tutto direttamente con le mandorle calde qua nella padella, nella nostra pentola, scusate, in questo modo. Mescoliamole bene un paio di minuti e andiamo di nuovo sul nostro tavolo con della carta forno per dare forma al nostro croccante. Tagliere, carta forno, un goccino, come vedete, di olio d'oliva, proprio un goccino, giusto per sporcare appena appena la nostra carta forno. In questo modo si distaccherà molto più facilmente. Come vedete, sono ancora calde, molto calde, praticamente sono uscite dalla padella. Le metto sulla carta forno, raccogliendo tutto. Ecco, mi aiuto un attimino con un cucchiaio di legno che è ancora più duro e si riesce molto meglio a raccogliere le ultime mandorle che non vogliono proprio uscire dalla padella. Va bene così. Lo stendiamo. Come vedete, ha molta forza lo zucchero, appena esce dal fuoco subito tende ad indurirsi, che è quello che noi vogliamo.
lo stendiamo bene, lo lasciamo raffreddare una decina di minuti, dopodiché lo possiamo tagliare. Ci possiamo aiutare anche con una forchetta. Ecco fatto, e così abbiamo risolto tutto. Che la forchetta sicuramente è molto più rigida e tende a non attaccare le mandorle. Ecco, abbiamo fatto tutto, attendiamo 5-10 minuti e lo iniziamo a tagliare. Bene, passati 5 minuti iniziamo a tagliare il nostro torrone. Guardate che colore bellissimo che è venuto, il nostro croccante. Se vedete che fa il coltello questi fili, serve soltanto aspettare ancora un minutino, ma non fatelo raffreddare troppo, sennò magari poi è troppo croccante e si rompe. Procediamo, abbiate pazienza che vi faccio perdere qualche minuto in più, ma questo è importantissimo, così almeno sapete come comportarvi. Tagliamo. Guardate. Guardate che spettacolo, signori. Volendo possiamo fare anche dei pezzettini più piccoli. Fatelo quando ancora è tiepido, vi raccomando, potete fare quello che volete. Queste qua che si fanno così, ve le mangiate. Passiamo il coltello sotto. Avete visto che spettacolo, signori? E lo tagliate. Come volete, basta solo centrare un attimino la temperatura giusta, quindi voi provate e vedete se fa i fili che vi ho fatto vedere prima. Aspettate ancora un minutino e dopodiché il gioco è facile. Tagliate, passate sotto il coltello, lo sollevate ed ecco fatto, ancora morbido. Lo tagliamo come vogliamo, signori. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti un buon weekend e se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale di queste ricette veramente molto semplici. Quindi a Natale fatelo, vi raccomando, fatelo a Natale perché è veramente semplice da fare ed è anche soddisfazione mangiarlo quando l'abbiamo fatto con le proprie mani. Grazie a tutti ragazzi, vi mando un bacione e io vado avanti a tagliare il mio croccante di mandorle.